Tutti. Allora, siamo qui perché Marlene vuole fare una festa per il suo fidanzamento. Riparami. Vuole fare una festa per il suo fidanzamento e quindi domani farà qualche invito, giusto, giusto, persone di famiglia. Tu vai giù a occuparti di tua figlia, ce l'ha il 2 in movimento, la piccola? Sì, può scendere. Allora, avete visto la cameretta che le ho fatto, ma le cose stanno per cambiare. E domani, simico, capirete perché. Inettitudine manuale, gradisce la manualità, certo che la gradisce. E la bimba adesso si prende una bella porzione di omelette, che è eccellente, no? Una frittata di spinaci. Brandy, tu cos'hai? Stai bene? Ok, quindi domani, festa di fidanzamento. Perché Marlene a primavera si sposerà e qui inizia la primavera. Primo giorno di primavera aggiungiamo un evento e sarà una festa di nozze. Hanno già deciso la data, qui non me lo dà giusto perché non si sono ancora fidanzati. Lo fanno domani durante la festa. Quindi dopo decideranno la data e a primavera si sposeranno. E Samuel ha idea di parlare con Leon perché ovviamente Marlene si trasferirà a casa del suo fidanzato quando si sposerà. Insomma, la tradizione questo vuole. E anche se a Samuele e Carola piange il cuore che la loro piccola Marlene è arrabbiata, amore, perché hai fame e anche sonno, gioia, dopo ti mette a nanna la mamma col coniglietto sul sederino. E quindi Marlene si trasferirà nella casa del suo Chuck, che abita con suo fratello. Poi vi racconterò la storia di Chuck e di suo fratello. Perciò noi non abbiamo che da aspettare la festa domani e ne saprete molto di più. Intanto la cameretta della piccola Chantal è qui, l'abbiamo fatta. È piccolina, ma va bene così. Perciò Samuel aspetta solo che suo figlio arrivi per sistemare le cose perché lui si sente vicino alla fine. Qui dice 608, in realtà sono molti meno, e vuole che le cose siano sistemate prima di andarsene all'altro mondo. Perciò, Brandy, tu adesso, appena la tua bimba ha finito di mangiare, la metti a nanna e ci vediamo domani. È arrabbiatissima tua figlia, perciò leggi a Chantal per farla addormentare. Speriamo riesca su quel lettino, vediamo. Ok, ci vediamo domani e capiremo meglio. E il giorno dopo, lunedì, tanto qui devo dire l'unico lavoro che c'è è quello degli animali, nessuno ha un lavoro fuori di casa, quindi hanno già pulito tutto, sistemato tutto, è arrivato il regalo del papà, già che sei qui, Gioia, pulisci il pollaio che è leggermente sporco, questo è pulito. Lui è felice, la mucca è felice, il capanno è pulito e quindi lei, è lei che invita, ovviamente, viaggia insieme a, ovviamente, Carola, Estrella, Samuel, Ilai. E perché sì, hanno deciso di non lavorare come bestie sempre queste donne, hanno detto per una volta tanto
ce ne andiamo al ristorante. Ai ai ai, qui c'è qualcuno che non può entrarci. Siamo in troppi, per cui lasciamo le bimbe a casa, lasciamo gli anziani, no, dobbiamo lasciare le bimbe a casa. Mi dispiace, vanno all'asilo le bambine, se no non ci stiamo tutti, mi dispiace proprio tanto. Quindi viaggeremo senza le bimbe, del resto in un ristorante i piccoli si annoiano. Perciò vanno tutti al ristorante. Eccoci qua. Oh, a Brindleton Bay c'è la neve. Fai tu, chiedi un tavolo e si siederanno tutti qui. Prima, cioè adesso ordinano e dopodiché, mentre aspettano il pranzo, lei davanti a tutti chiederà di fidanzarsi a Chuck. Dopodiché, come vi ho già detto, a primavera si sposeranno, il primo giorno di primavera, che è una domenica. Questa è in costume da bagno, ragazzi, sempre, sempre in costume da bagno. Io mi domando cosa salta in testa ai programmatori di mettermi questa qui in costume da bagno, cioè io non lo so, ma veramente ci sono delle cose che non quadrano proprio, ma va bene, sono divertenti, dai, beh, insomma, andare in un ristorante con quella che prende le ordinazioni in costume da bagno, ordina per il tavolo, forza, dopo che hai ordinato vi fate vedere tutti e due. Allora, facciamo per tutti, ma sì, si spende. Lui è stato medico e ricco per tutti. Il vinello bianco della casa, dai, si festeggia col vinello bianco. Allora, adesso vediamo un po'. Gli anzianotti si pigliano una cosina leggera, i due vecchietti. Poi, invece, il salmone in crosta d'erbe se lo possono prendere tutti gli altri. Dai, non facciamo troppi piatti. Quindi siamo a posto tutti. Ok, spendiamo un botto. E figuriamoci se ne stanno fermi. Ilaria è già in piedi. Le bambine, mi dispiace tanto che siano all'asilo perché avrei voluto averle qui, ma le bimbe al ristorante, in effetti. Oh, è tornato. E adesso, per favore, romantico bacia davanti a tutti, fai capire le cose come stanno. Romantico, chiedi di diventare fidanzato. Se possibile, voi guardate un attimo, magari date un'occhiata, festeggiate, ecco, cioè, no, sì, sono fidanzati, ragazzi. Ok, adesso lo baci per favore, visto che vi siete fidanzati. Bacia, era quello che volevo. Che si fidanzassero ufficialmente, di fronte a tutta la famiglia. Oh, si alzano in piedi. Scandalizzati? No, sono felici e vai, vi siete fidanzati. Meno male, la reazione era quella desiderata. E Brandy, parla con Little John e gli chiede se suo papà gli ha detto il suo pensiero, no? Dice: non ho ancora parlato, come proponi le nozze? No, quello no, nel senso che adesso non è il caso. Mandagli un bacio, vedi che ormai lui non ha più grilli per la testa, non ama alla follia Brandy, eh. Le vuole molto bene perché? Perché indovinate perché le vuole molto bene? Perché è la madre del suo grande vero amore, la sua bambina. Quindi adesso invece Samuel
Glielo dice dopo, però. Samuel condivide i consigli, gli dice: sai che tua sorella si sposa a primavera, oggi era la festa del fidanzamento, intanto chissà se il mangiare ci arriva, eh? Ma non mi sembra che abbiano molta fame. Comunque, se arriva, mangeranno, se no butteranno via tutto come al solito. E gli dice: sai, figlio mio, dopo dobbiamo parlare, fare un discorso serio, io e te. E infatti, prima, dice, prima mangiamo, beviamo e poi ti devo parlare molto seriamente. Intanto Brandy, che sa benissimo cosa vuole dirgli. Cosa vuole dire Samuel al papà? Continua con la sua azione di sai che ti amo, le mie giornate sono molto più belle con te, grazie di farmi sorridere. Wow, questo lo dice a chi Samuel? Con chi ha un sentimento? Con Brandy? Con Brandy? Vicinanza maggiore per i ricordi felici. Mentre Brandy, anche Brandy non ha un sentimento per Leon e nemmeno per Samuel. Vabbè, lui vuole bene a Brandy, Samuel vuole molto bene a Brandy. Oh, ragazzi, arriva il pasto e arrivano le bevande. Benissimo, si può fare un brindisi? Possiamo fare un brindisi? Fai un brindisi, vediamo se riesci a farlo, eh? Ai miei tempi chiedi degli occhi. Ma dove va sempre Chuck? Ma possibile? Tesoro, bevi e fai un brindisi. Samuel, non riusciamo mai questa interazione del brindisi. Già che sono tutti qui, è una meraviglia. Io voglio vedere se mi sono ricordata. Ah, lei ha un sentimento per Chuck. Mi pareva qualcun altro. È profondamente legato. Chuck, profondamente legato lui a lei. Volevo vedere perché mi sono dimenticata. Lei aveva un regalo per Chuck, ma mi sono dimenticata di metterglielo nella. Quindi facciamo che gli regala un libro così di fantasy, perché lei sa che a lui piace il fantasy, quindi sarebbe carino anche fare le preferenze, ma nessuno ha fame qua. Che peccato, andrà tutto sprecato. Tu hai già bevuto il tuo vino, sbevazzone di un Samuel, quindi tutti siete degli sbevazzoni e non riusciamo a fare il brindisi così. E vabbè. Però non lamentiamoci perché stanno tutti a tavola, è un miracolo. Chissà come mai. E chissà Chuck cosa va a fare. Guardiamolo bene da vicino, ragazzi. Poi vi faccio vedere, se non viene troppo lungo l'episodio, anche dove abita Chuck, con chi abita e dove andrà a vivere Marlene. Dopo il matrimonio, perché lei si trasferirà da Chuck, ovviamente. Quindi, se facciamo in tempo, facciamo tutto. Leon, mangi o no? Non ha fame, Leon, evidentemente. Per cui a questo punto, lui chiede a Leon di andare insieme a farsi una passeggiatina verso qui, cammina qui con, figuriamoci. Allora, no, no, bisogna che siano solo loro due, per cui lui deve, ma porca miseria, non c'è mai quello che cerco, eh? Ah, eccolo lì, azioni, dispa il gruppo. Non si può sciogliere il gruppo. Ah, va bene, non si può.
Allora, ragazzi, lui vorrebbe farsi una passeggiata e non si può perché sennò viaggia. In pratica è una cosa che non gli può dire a tavola davanti a tutti gli altri. Quindi, come facciamo? Volevo che andassero loro due da soli, però in pratica sì, gli sta raccontando che il loro laghetto è pieno di rane e in pratica un pochino gliel'ha già accennato e Brandy non vede l'ora che lui glielo dica, ma sinceramente anche Samuel davanti a tutti non glielo può dire perché comunque è una cosa un po' personale. In pratica, appena saranno soli, Samuel gli dirà, guarda, io sto per andarmene, e quantomeno non mi rimarrà tanto tempo da stare qui su questa terra, perché non mangi Brandy, gioia, mangia, invece di chiacchierare sempre, mangiate tutto. Anche Samuel, mangiati la tua tilapia, dai che ti fa bene il pesce, fosforo per il cervello. E ripeto, gli vorrà dire che siccome lui sta per andarsene, non sopporta l'idea che la sua famiglia non sia unita. E quindi dice, guarda, il grande dispiacere che tu ci hai dato non è tanto quello di fare l'attore, per me puoi continuare a fare l'attore, ma il grande dispiacere che ci hai dato è quello di separarti da Brandy. Non puoi, cioè non esiste, adesso che hai una figlia, non puoi assolutamente comportarti così. Dice, siccome tua sorella a primavera si sposa, si libera una bella camera grande, io ti chiederei di venire a vivere in campagna. Puoi continuare a fare l'attore, anche se lo sai, io e tua madre non siamo entusiasti, ma è la tua scelta e noi la rispettiamo. Fra l'altro, ho saputo che sei anche molto bravo nel tuo lavoro. E mangi Samuel, sì, mancano solo Chuck non mangia e va bene, lasciamo che non mangi, non sprecheranno tutto sto ben di Dio. Si libera una camera grande, io vorrei che tu venissi a vivere. Ecco, questo c'ha fame, c'ha il piatto davanti e non mangia. Si può? Io dico, ce l'hai qui il piatto, mangia, no? Ma robe da matti. Va bene, insomma gli chiede di venire a vivere lì con loro e di fare il pendolare con del Sol Valley. E lui è tentato, ovviamente Leon è felice di questa proposta, l'idea di vivere con sua figlia, soprattutto, non tanto con Brandy quanto con sua figlia, lo tenta. E il papà gli ha detto, perché lui gli ha detto, ma io il mio lama non lo posso abbandonare. Dice, ma scusa, ma portalo in campagna, il tuo lama starà vicino al nostro zorro, e vedrai che andranno d'accordo, perché non è un problema, insomma. E quindi lui, anche tranquillo del fatto che si può portare dietro il suo Clark Gable, qui se ne vanno tutti a fare il cavolo che vogliono. Tanto il pranzo è finito, per cui io vi saluto ragazzi e vi ricordo, no, vi ricordo perché non ve l'ho detto, vi dico che oggi pomeriggio alle 18 ci sarà un brevissimo video per chi è interessato di 10 minuti. E vi farò conoscere il fratello di Chuck e la casa dove andrà a vivere Marlene, che è quella dei nonni di Chuck e di, insomma, vi racconterò un po' la storia di questi due fratelli. Per chi è interessato, oggi pomeriggio alle 18. Ciao a tutti. Ciao ciao.